Ciao a tutte ragazze e ragazzi, anche oggi vi delizierò con una nuova ricetta. Tra qualche giorno è la festa della donna, quindi ho pensato di realizzare una torta un po' più particolare. Di solito realizzo sempre la torta mimosa, invece quest'anno voglio realizzare una torta semplice ma d'effetto. Vi dico subito, è facilissima da realizzare e non occorreranno tantissimi ingredienti. Auguro a tutte le donne una felice festa. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione. Ciao! Utilizzerò un pan di spagna del diametro di 26 cm, 500 g di mascarpone, 500 ml di panna da montare. Come bagno utilizzerò il succo d'ananas, utilizzerò dei savoiardi, delle fragole, queste mi serviranno sia per la decorazione che per la farcia. In più andrò a utilizzare una cerniera per torte. Vediamo un attimo come procedere. Il primo passaggio da fare sarà quello di tagliare in due parti il pan di spagna. Vado a togliere uno strato e vado ad inserire la cerniera per torte. La cerniera deve aderire molto bene alla torta. Vediamo come procedere. In una ciotola capiente verso la panna. E la monto con le fruste. Ora che la panna è montata, aggiungerò il mascarpone. E con l'aiuto della frusta l'andrò ad incorporare alla panna. Ho diviso il composto di panna e mascarpone in due ciotole. Una parte mi servirà per la decorazione, mentre l'altra parte andrò ad aggiungere le fragole e andrò a farcire la torta. Vado ad inserire in questa ciotola le fragole tagliate a pezzettini. Ne ho utilizzati solamente una a metà, l'altra metà mi servirà per decorare la torta. E ora vado ad amalgamare le fragole al composto di panna e mascarpone. La farcia che andrò a inserire nella torta è pronta. Bagno la base del pan di spagna col succo d'ananas. E vado ad inserire la farcia. Con l'aiuto della spatola livelli il tutto. Ora che è tutto livellato, andrò a inserire l'altro strato di pan di spagna. E bagno la superficie col succo d'ananas. La torta è pronta, la lascerò riposare in frigo per almeno un'ora, dopodiché realizzerò le decorazioni. Ci vediamo dopo. Ho fatto riposare in frigo per un'ora la torta, incomincio ora con la decorazione. Innanzitutto vado a distribuire sulla parte superiore della torta un leggero strato di panna montata. E la vado a livellare con la spatola. Ora che è livellata, andrò a distribuire su tutta la superficie il pan di spagna tritato col mixer.
ora vado a rimuovere la cerniera. Applico su tutta la circonferenza della torta un leggero strato di falcia, quella che avevo messo da parte, con panna e mascarpone. Vado ad applicare su tutta la circonferenza i savoiardi. Per dare un tocco di raffinatezza vado ad inserire un nastrino di raso. Nella sacca a poche ho inserito il composto di panna e mascarpone. Con il beccuccio 22 realizzo le decorazioni sulla torta. Al centro della torta vado a disporre le fragole. Tra una fragola e l'altra andrò a inserire delle altre decorazioni, sempre con il composto di panna e mascarpone. Questa volta utilizzerò il beccuccio numero 68. Questa dunque è la mia torta pensata per la festa della donna, è un'alternativa alla torta mimosa. Spero tanto che questo video vi sia stato utile, noi ci vediamo alla prossima, ciao!